Allora, lo abbiamo letto ieri su Il Fatto Quotidiano, se non Esatto, sì. sbaglio. Faccia d'angelo, tutti pensano a Felice Maniero. In realtà, Faccia d'angelo, il primo Faccia d'angelo è proprio Francis Duratello. La vita di Francis Duratello, raccontata in questo bellissimo libro dalla moglie di uno dei suoi piacerrimi rivali, ed è la signora Antonella D'Agostino che è in collegamento con noi, per questo la ringraziamo. Signora D'Agostino, buongiorno. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ovviamente, la signora D'Agostino Vallanzasca, perché giusto, no? Sì, ovviamente. Ovviamente Ovviamente sì. ci mancherebbe, ci mancherebbe. Compagna di vita di Renato Vallanzasca. È un punto d'osservazione, è un'angolazione questa suggestiva, ovviamente, perché Francis Duratello e Renato Vallanzasca furono acerrimi rivali. Ma ribadisco ancora una volta che questa cosa di questi acerrimi rivali è stata un po' creata dai media di quell'epoca che con Renato insomma ci andavano a nozze. Questa rivalità in realtà, l'ho detto anche nelle altre interviste, non nel mio libro, l'ho spiegato in un libro che 4 anni fa ho scritto su Renato, è stato molto un po' come lo sciupafemmine, diciamo, no? Questo qui quando le avrebbe sciupate queste femmine che è stata sempre dentro. La stessa cosa per questa rivalità, in realtà l'ho spiegato tante volte. Questa rivalità non c'era, erano un po' come due squadre di ragazzi che si può dire che anche all'asilo, anche a scuola si coalizzano delle squadrette e poi si arrabbiano tra di loro, ma non diciamo. La signora Vallanzasca non c'è più, Mirko. Abbiamo perso il collegamento, cerchiamo di riattivarla. Mentre do il mio buongiorno a Marcello Micci, che è qui in redazione dal 4 giugno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10. Marcello sarà qui sulle frequenze di Radio Yes. No, mentre parlava la signora Vallanzasca, dice anche i bambini all'asilo si coalizzano e fanno le bande. Certo, quello che è stato prodotto in termini criminali da questa coalizione e dalle eventuali rotture, ovviamente ha scritto e segnato pagine di storia, amara, nera e drammatica del paese. Però nell'intervista di ieri la signora, Antonella D'Agostino raccontava anche di alcune cose che lo stesso Turatello, avrebbe rivelato alla stessa, Antonella D'Agostino, che è tornata con noi. Signora D'Agostino era caduta dalla linea, di nuovo buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo. No, diceva se anche all'asilo ci si coalizza, si creano delle bande Sì, tra. ecco, erano due bande di questi ragazzi che Sì. magari tra di loro, o per una ragazzina, o Sì. per una. Cioè, quindi in realtà sia Francesco che Renato, tra di loro due personalmente non avevano niente. Niente, però vogliamo dire che questa coalizione poi ha scritto pagine innegabili di Sì, di. ma sono state molto esagerate queste cose, perché alla fine erano talmente esagerate che hanno dovuto fare una cosa esagerata per far vedere a tutti che loro due non erano nemici, erano che io penso che si sono amati veramente come due fratelli, guarda, forse più di due fratelli, perché è stato un legame fortissimo, un legame Renato fortissimo. Vallanzasca, chi meglio di lei, essendo la moglie, può conoscerlo. Una volta si chiamano eversivi, un terrorista cosiddetto nero, parlandomi di Renato Vallanzasca, mi disse: Renato, ci raggiunse in Sud America e ci disse con molta franchezza: ma io non sono per queste cose, a me piace fare il bandito, io sono un bandito, non sto uno che sta dietro alla politica, a questi meccanismi perversi, perché la politica mi fa schifo. Gli ho detto: e questa considerazione di Vallanzasca come la pesasti? Beh, di un uomo in fondo d'onore, perché lui dice: io non c'entro niente con la politica, a me la politica fa addirittura schifo. E perché un libro sulla storia di Francis Turatello, signora D'Agostino? Ma è stato un omaggio che ho voluto fare a questo mio fratello che non c'è più. Io pensavo di fargli questo omaggio per il trentennale della sua morte, ma non ho fatto in tempo e quindi sono uscita con qualche mese di ritardo. E poi un po' per raccontare al figlio questa storia,
così, in questa maniera, cioè è stato un racconto che poi ho detto ok, perché in tutti questi anni, quando da bambino, da ragazzino mi chiedeva, io non ero pronta per raccontargli delle determinate cose, perché lui è nato ed è cresciuto fuori da tutte queste cose, e quindi era, per me era difficoltoso raccontargli così normalmente, quindi ho aspettato un po', poi alla fine ce l'ho fatta e ho raccontato tutto, ovviamente, quello che sapevo. E poi ho pensato, gli faccio uno per il trentennale della sua morte, gli dedico un libro, perché visto che qualche anno prima l'avevo fatto anche con Renato, ho pensato di farlo anche con lui. Ma mai mi sarei aspettato un successo così, una marea di gente, di suscitare, cioè non, io ho pensato di fargli un pensiero così, raccontando, io non sono una scrittrice, raccontando quella Milano, quei periodi, Turatello, io la incalzo, signora D'Agostino, per i tempi radiofonici. Nell'intervista di ieri abbiamo scorto un paio di passaggi fondamentali che venivano addirittura evidenziati proprio dall'estensore dell'articolo. Turatello le avrebbe detto, perché poi è un conto quello che scrivono i giornalisti e un conto quello che dicono gli intervistati. Turatello le avrebbe detto: l'eroina è una questione politica, è uno strumento per narcotizzare e soffocare una generazione pronta alla rivoluzione intellettuale. È vero questo? Guardi, io non è che me l'ha detto a me personalmente, perché io ero un po' più giovane e quindi non ero... Comunque nei discorsi, quando a casa, in famiglia, c'erano delle persone amiche, dei fratelli, perché la sua batteria era una famiglia, diciamo, e lui incalzava, io magari andavo lì a portare, perché io non andavo a portare una bottiglia d'acqua, andavo a portare qualcosa che gli serviva, perché non è che io potevo stare con loro a sentire i loro discorsi, però entrando lui si infervorava molto su questa cosa e diceva appunto, va, ma questi vogliono sdraiare a questi qua, perché è l'unico modo per togliere di mezzo, insomma, e tutta questa cosa. Ecco, certamente sì, confermo questo, quello che lei ha detto. Lei ha usato un termine, adesso c'è tutta, lei dice che è successo, il nero piace, il criminale inteso come Canovaccio piace, non staremmo qui a contare il grande successo avuto appunto dalla serie televisiva Romanzo Criminale, no? Legge la cronaca, i ragazzini a Roma cercano di emulare. Beh, questo mi sembra un po' un'esagerazione. No, purtroppo è una cosa anche sbagliata e dovremmo anche adoperarci per segnare un punto di controtendenza. Assolutamente sono d'accordo con lei, non amo questo genere di cose. Cioè, nel mio libro e nell'altro libro e anche nel film io che ho collaborato non ho messo nessuna esaltazione, anzi io le aborro e penso che bisogna fare, nella vita bisogna fare tutto diverso, perché il crimine è una cosa brutta e non paga. Bellissima questa sua digressione, che non è una digressione, è una sottolineatura. Parlando, conoscendo sia Francis Turatello ed essendo la moglie di Renato Vallanzasca, ha mai scorto un momento, mi passi il termine, di debolezza di queste due persone? Nel senso, le hanno mai confessato che vita di merda, Antonella, potevo diversa? Sì, alla fine si sono resi conto che era una grande sconfitta, che siccome erano delle persone intelligenti potevano avere successo anche in altri settori. Sono d'accordo su questo, Sì. Anche perché... Quindi con grande rammarico e con grande dispiacere... ma purtroppo poi quando ti vuoi ritirare, quando ti vuoi togliere, accade sempre qualcosa che ti qualcosa di brutto, insomma. Le hanno mai confessato anche l'ipotesi che erano diventati inconsciamente magari lo strumento di poteri deviati dello Stato, che in fondo quell'attività criminale serviva anche allo Stato? No, perché loro non si facevano strumentalizzare, perché gli sono state offerte opportunità in cambio di qualcosa e non hanno accettato. Quindi lo Stato li avvicinò, gli offrì delle... Sì, ma non hanno accettato, perché questi erano spiriti liberi, questi andavano a rubare, erano dei ladri. Chi era? Anche assassini, signora Antonella? Sì, anche assassini, sì. Assassini. Però hanno rischiato anche la loro vita e abbiamo la dimostrazione vivente che Renato Vallanzasca sono 40 anni che è dentro, non so. Mi trovi qualcun altro oggi che è dentro da 40 anni e che hanno fatto molto molto di più e sono già... Tanti non sono neanche mai entrati in galera. Ho talmente rispetto per il suo coraggio e per la sua opera che le dico con estrema franchezza che è bello parlare con lei, ma qui è un po' la visione del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, per cui... Poi rimaniamo nelle posizioni personali. Mentre questo racconto può tornare utile, perché io vi consiglio davvero la lettura di questo libro, perché la signora Antonella D'Agostino ha detto una cosa importante. Sono stati sconfitti,
da quelle esperienze così dolorose dal punto di vista umano, molto dolorose. Molto dolorose, si può prendere un insegnamento straordinario, lo dico ai ragazzi che vogliono emulare la storia di Vallanzasca. Io ero ragazzino, non lo nego, avevo delle pulsioni e delle attrazioni per questo figo che entrava in aula e ad un processo disse al pubblico ministero: ma cosa fa? Mi dà del lei, ma non siamo amanti. Cioè, lui era eccessivo anche in questo e ti colpiva questa sì, figura. Ma vede questo brio, questa si è spenta. L'ha portata a farsi tutti questi anni, insomma, non. Cioè. E Turatello, tra l'altro, Antonella, fa una fine terribile perché venne assassinato proprio in carcere. La storia è stata anche ricostruita, no? Giusto da Pasquale Barra, l'asportazione del fegato e poi questo. No, queste sono tutte esagerazioni. Anche queste, perché io ho visto il corpo di Turatello, non è stato esportato niente, glielo garantisco. Perché ieri l'ho ricordato, ma rimanendo alla stretta cronaca, si disse che Barra asportò il fegato di Turatello e lo mangiò davanti. Ma non è vero, ma guardi, non è vero, perché io l'ho visto e poi c'erano alcuni amici fidati presente, non è successo tutto questo, ma lo stesso direttore mi ha a parte che l'ho visto, le ripeto, certo. Ma non, sì, è stato ammazzato brutalmente, ma questi scempi così che sono cose orribili, perché i media dovrebbero anche pensare un po' che lui è morto e non non le ascolta più queste cose. C'è una storia di Francis Turatello che io racconto, ma questa l'ha raccontata e anche l'ex prefetto di Roma, il dottor Serra. Lui era a Milano. Serra, sì. Lui era a Milano e racconta la storia della bisca. Ha detto: io scesi, posai la pistola sull'angolo del biliardo e Turatello mi disse: questo è un gesto da galantuomo che merita il mio rispetto, e lo seguì. E Serra disse: passatemi il termine, usò molte premesse, fece molti arzigogoli per non cadere in una strumentalizzazione di tipo giornalistico politico, però disse: Turatello a modo suo era un uomo d'onore. No, sì, l'ho sentito parecchie volte in trasmissione, in cose. Cioè, lui ha sempre fatto questa dichiarazione. Cioè, non so, detto così sembrerebbe un paradosso, ma penso che il dottor Serra rispettava molto, come lo rispettavano tutti anche gli altri uomini di legge, sia nelle carceri che fuori dal carcere. Sicuramente, perché Turatello non ha ammazzato nessun civile, sicuramente lui quando si muoveva e faceva dei danni non coinvolgeva mai le persone. Lui se ha ammazzato qualcuno avrà ammazzato così nella sua banda, con la sua gente, perché lui... La banda della Comasina. Delle regole, ma per cui penso che il dottor Serra aveva ragione. E la banda della Comasina è suggestivo averla qui... E avere la testimonianza diretta e reale di una pagina che noi italiani abbiamo conosciuto. Signora Antonella, quella Milano, no? Era anche quella Milano, ma rispetto ad oggi era davvero così, così brutta, peggiore rispetto a quella di oggi? Ma sta scherzando? Ma cosa sta dicendo? Cioè, quella di allora era peggiore di adesso? No, le ma sto dormivamo facendo... con le porte aperte, no. Si dormiva con le porte aperte. Antonella, le ho fatto una domanda, le ho detto, perché prendo spunto dal suo racconto e dalla sua testimonianza. Sì, sì. Era una Milano enfatizzata anche da fatti reali, che erano quelli legati alla criminalità. Però dico, sì. Era una Milano, ma era così peggiore rispetto ad adesso? Lei mi conferma di no. No, io penso, penso fermamente e decisamente che era migliore. È ricaduta la signora Antonella, la riprendiamo per un saluto e poi andiamo oltre poi.